Calcio, tra un'ora la finale degli europei, gli azzurri di Mancini contro l'Inghilterra, a Wembley anche il presidente Mattarella. A Wimbledon Berrettini lotta alla pari contro Djokovic ma si deve arrendere. I complimenti di Draghi, sei nella storia del tennis. 5 Stelle intesa su statuto e regole, Conte pienamente soddisfatto dell'accordo con Grillo, Di Maio via al nuovo corso. G20, la lotta ai cambiamenti climatici al centro dell'agenda politica mondiale, l'impegno dei grandi del pianeta. Papa Francesco non rinuncia all'Angelus e si affaccia con del Gemelli, servizio sanitario gratuito, bene prezioso da non perdere. Cominciata l'era del turismo spaziale, missione compiuta per Richard Branson in orbita con a bordo un passeggero pagante. Tutti pronti a tifare l'Italia da casa o davanti ai maxi schermi, rispettando le regole anti-Covid. Dal Festival di Cannes, dove ha presentato il suo film Tre Piani, Nanni Moretti elogia gli azzurri, squadra solida e compatta, senza divi. Buonasera dalla TG1, tutta l'Italia è pronta a tifare per la nazionale di Mancini che subito dopo il telegiornale scenderà in campo per giocare la finale del campionato europeo contro i padroni di casa dell'Inghilterra. A Londra a sostenere gli azzurri c'è anche il presidente della Repubblica Mattarella. Allora, eccoli qui i nostri inviati, partiamo dallo stadio di Wembley dove c'è Stefano Bisotto.